È Gianluca Bruzzaniti, il presidente della quinta commissione consiliare che si occupa di turismo, cultura e spettacolo, che parla di una Caltanissetta dal motore spento e che chiede l'azzeramento della giunta. Nella seduta della quinta commissione abbiamo avuto il piacere di ospitare il presidente di Federalberghi in Paglione, il presidente dell'associazione dei B&B del territorio nisseno, Alfonso Zagarella. Con gli stessi abbiamo discusso di prospettive per il nostro territorio, abbiamo discusso di sviluppo economico, di turismo, abbiamo discusso di Settimana Santa. I nostri ospiti hanno evidenziato tantissimi problemi legati al nostro territorio, soprattutto perché nel nostro territorio questa amministrazione non ha una visione futura, non ha una visione che in qualche modo possa cercare di invertire la rotta intrapresa negli ultimi anni e possa in qualche modo dare nuova linfa al nostro territorio e alla nostra economia. In virtù di questo ragionamento e in virtù di queste carenze manifestate, ho ritenuto opportuno, assolutamente a titolo personale, ho ritenuto opportuno fare un immediato invito al sindaco chiedendo allo stesso di rivedere nell'immediato la composizione della sua giunta, in quanto i risultati sperati oggi non si stanno vedendo, e sarebbe arrivato anche il momento di dare un colpo di coda e invertire la tendenza che assolutamente è diventata veramente, veramente problematica nel nostro territorio. E al netto delle posizioni politiche, la situazione è riportata dal presidente territoriale di Federalberghi, l'avvocato Giuseppe Impaglione, e da Alfonso Zagarella, presidente dell'associazione che aggrega i B&B del territorio, è la seguente. Io, assieme al presidente dell'associazione B&B, Alfonso Zagarella, abbiamo rappresentato in quinta commissione perché si facessero anche carico di rappresentarlo all'amministrazione attiva, ovvero che ci sono una serie di problematiche nel settore che è stato completamente tagliato e distrutto prima dalla pandemia e oggi dal timore della guerra, di avviare un discorso costruttivo nel settore. Vediamo sulla nostra pelle, non c'è nessun dato che tiene o che non tiene. Il dato oggettivo è che siamo una città che negli scorsi anni ha avuto certamente una crescita ante pandemia. Oggi è vero che stiamo uscendo dal tunnel, ma questo poco importa. Non è l'arrivo in più o in meno che ci deve fare riflettere sulla circostanza che manca un'idea progettuale che coinvolga il settore pubblico e quello privato. Quindi noi abbiamo detto che forse è arrivata l'ora che sotto l'egida, utilizzo le stesse parole che ho utilizzato ieri, che sotto l'egida dell'amministrazione comunale si mette mano finalmente a un progetto coordinato di sviluppo, perché non ha senso che noi ci battiamo, come hanno fatto Paesaggi di Mezzo, come sta facendo l'associazione B&B, nei quali noi abbiamo collaborato indirettamente per andare agli eventi fieristici, poi facciamo arrivare i turisti, non ci abbiamo una persona che parla in inglese, non ci abbiamo un ufficio informazione che li accoglie, non un'area archeologica che è aperta e che si possa denominare tale in maniera dignitosa, quindi che stiamo discutendo? Abbiamo bisogno ancora altre ricette per capire che il nostro progetto non funziona. E io ritengo che l'amministrazione comunale debba e possa impegnarsi in una attività di coordinamento, perché l'amministrazione comunale oggi è l'unico ente che può fare promozione pubblica. Adesso si attende la replica dell'assessore a ramo.